carbonio, poi bruciano quello che vi pare, ma quando sono arrivati al ferro non possono bruciare più niente, perché mentre mettere insieme un carbonio con un carbonio e farli fondere produce energia e quindi la stella si mantiene, no? Perché è calda e riesce a combattere la pressione. Quando arrivi al ferro, se tu metti insieme il ferro col ferro, quello la vuole l'energia per fare questo processo, non te la dà, cioè non è più un processo in cui la fusione avviene spontaneamente. Quindi più del ferro, come si è fatto in questo universo? Ebbene, noi sappiamo oggi che tutti gli elementi che sono di tipo rosso, questa roba qua, compreso uranio, torio, questi vengono dal merging di due stelle di neutroni, perché lì c'è tanta di quella energia tale da innescare processi di fusione nucleare, processi nucleari che creano questi elementi, e la traccia di questi elementi la si ritrova nella luce che vediamo, perché il modo in cui si comporta quella luce è figlia di questa cosa. Io penso che noi abbiamo, attraverso l'astronomia e la fisica multimessaggera, abbiamo imparato più negli ultimi 3 anni di quanto non sapevamo nei precedenti anni della storia della scienza. Quindi secondo me il messaggio è che non è importante continuare a usare l'occhio che hai e raffinarlo sempre di più, ma l'importante è avere altri occhi. Come dicevo pure non sei brusto, cioè quindi occhio. Chi è laureato in lettere come me ha cercato di prendere le briciole, quello che scendeva dalla tavola, come diceva Dante, no? che si prende dalla tavola dei sapienti le briciole che scendono, e quindi cerchiamo di polvere di stelle. Giusto, no? In senso di stelle. Grazie ancora, immagino che tutti abbiamo ascoltato con interesse, con grande interesse. Continuiamo la nostra mattinata. Chiedo alla grande preside Margherita Testa di venire a farci un saluto e un pensiero.